Dottore Fava, io ci metto i piccioli, lei ci mette sul resto. Basta che mi fa un giornale come si deve. È un uomo pieno di vitalità e di coraggio, convinto che la vita non abbia senso se non si lotta per qualcosa. Il Pippo Fava raccontato da Daniele Vicari e interpretato da Fabrizio Gifuni in Prima che la notte, il film TV in onda su Rai 1 il 23 maggio. Il giornalista e scrittore, ucciso dalla mafia nel 1984, era tornato da 3 anni a Catania per fondare un giornale. Per poter fare liberamente le sue inchieste, aveva chiamato a lavorare con sé nella redazione dei Siciliani un gruppo di ragazzi che trascinò con il suo entusiasmo, la sua ostinazione, il suo bisogno di verità nel denunciare le stratificazioni della mafia nella sua città. Aveva la passione e una vocazione istintiva per raccontare le cose che vedeva. A raccontarle in maniera molto fedele, e questa è proprio la sua caratteristica, ma essendo un artista, essendo uno scrittore, un drammaturgo, un pittore, le raccontava in maniera fedele, ma con una capacità di trasfigurarle e di renderle profondamente interessanti per chiunque. E aveva la coscienza di vivere in un'isola, in una terra meravigliosa e maledetta, come diceva lui, e che però bisognava continuamente ricordarsi e ricordare l'aspetto luminoso della realtà, cioè raccontare la bellezza. Fava aveva ben chiara la necessità di far emergere i conflitti tra società e potere e di spiegare cosa fosse veramente la mafia. Costruendo una scuola di giornalismo, quindi dando speranza e futuro a dei giovani, Fava ha veramente costruito gli anni a lui a venire, che quindi ha costruito la nostra vita. Fava ha dato un contributo fondamentale per la nostra coscienza critica. Noi abbiamo bisogno di persone che siano in grado di capire che cosa succede intorno a noi, di aiutarci a capire quindi che cosa succede intorno a noi e di non avere paura.